Bella a tutti ragazzi, benvenuti con una nuova parte di Luigi's Mansion 2. Oggi ragazzi siamo alla parte 7 e nella scorsa parte abbiamo battuto il boss del maniero tenebroso che era la regina ragno. In questa parte faremo l'ultimo e proprio livello del maniero tenebroso. Potete fare solamente se avete perso i bu degli altri livelli. Tranne ovviamente quello del boss. E Giovanotto, c'è un imprevisto a maniera tenebrosa. Proprio quando pensavo di aver scacciato. Dopo. Ah, proprio quando pensavo di aver scacciato tutti i fantasmi, il periscopio ha rilevato altri segnali paranormali. Devono essere effettivamente fantasmi, ma non capisco da dove vengano. In ogni caso, siccome sanno solo fare danni, dobbiamo catturarli. T-Pix teletrasporto di nuovo al Maniere Tenebroso e ci risentiamo quando arrivi, d'accordo? No? Beh, vedetela come un'occasione per fortificare lo spirito. Ok, si parte! Uffa, ha sempre paura di essere Pix trasportato. Siamo su infiltrazione. Bene, Luigi. So dove sono i fantasmi. Dai un'occhiata giù. Allora, appunto. Noi dobbiamo catturare i fantasmi a minor tempo possibile. Cioè, dipende da quanto facciamo. Oh. Perché non la spiri? Cacchio! Grazie amico! Preso! Ok, adesso vediamo un po' dove sono altri. Vabbè, sono più avanti, vediamo un po'. Ah sì, si trova nel laboratorio 1. Credo che si chiami così. Muovi il culo. Eccoli qua. Avete rotto però di non sarà attivi nella soglia. Ciao ragazzi. Ok, il prossimo è appena uno. Let's go. Andiamo un po', almeno uno si trova. Dove si trova? Ah, soldi! Monet, banconota? Ho presa. E qui, sono qui. Prima apriamo lui. Oh, cacchio! Dov'è il fantasma quello che della soldi? Ti va nel mio pace, eh? Ora allora, vediamo un po'. Allora sì, appunto, alla prima volta i fantasmi si trovano in una stanza. Poi alla seconda volta ci sono in due stanze e alla terza volta ci sono in tre stanze.
Allora, ragazzi, grazie a suo livello voi potete avere un sacco di soldi volendo. Così sarà più facile potenziare il Poltergeist. Aspetta, dai, fermo che voglio. Oh! Buono tu che spero assieme. Ok, piano 1 fatto, devo andare di nuovo piano terra. Però basta che lui ci si muova un po'. Il nuovo si trova ancora nel laboratorio e poi in quella stanza dove c'era. Dove avevo incontrato i fantasmi blu. Sì, il laboratorio si chiama. E tu? Che schifo di mira. Oh, che cacchio. Un secondo. Posso. Andiamo avanti. Ma prima. Andiamo un po'. Da soldi? Sì! Ok, adesso andiamo all'ultima stanza. E muoviamoci un po'. Atelier! Ma che cacchio di nome schifoso è? Dove cacchio ho? Prima svegliamo quelli blu, altrimenti daranno fastidio. Ho dato blu, non verdi. Oh. Fatto, presto. Bene, ci abbiamo messo 5 minuti e 31 minuti, 31 secondi per questo livello. Va bene così, Luigi. Non sei stato un fulmine, ma li hai acchiappati tutti. Comunque ti porti indietro. We did it, yeah! Abbiamo capito. 531, fatemi 20, 40 e 838. Ammazzata, abbiamo avuto oro. Quindi 3 stelle. Ma dopo 838 di bottino a massa. Questi livelli di infiltrazione vi danno un sacco di monete, quindi è meglio farli, a meno fate prima a potenziare il Poltergeist 5000. Stavo per dire 3000. Ciao, professor Trambic. Sono contento che tu sia tornato senza un graffio, Luigi. C'erano molti più fantasmi del previsto. Andiamo un po'. Vabbè, sono avuto buttino. Ma vatti! Uffa, ci manca. Uffa, alla prossima parte riusciremo ad avere a potenziare il Poltergeist. Quei fantasmi non potevano niente contro di te, figliolo, niente di niente. Oh, però non montarti la testa. Non puoi permetterti di abbassare la guardia con tutti quegli spettri in giro. Comunque, idee riguardo al motivo del ritorno dei fantasmi? Zero. Sai, il metodo scientifico non si adatta molto bene ai fenomeni paranormali. Ciononostante, non c'è mistero che la scienza non possa risolvere prima o poi. Ovviamente, ragazzi, nella infiltrazione graduale, ho sbagliato il nome, appunto, no, ci sono i buchi, quindi state tranquilli.
Allora, ragazzi, abbiamo completato il maniero tenebroso. Abbiamo fatto tutti i livelli. Adesso, ragazzi, alla prossima parte faremo inseriremo Tori Tetre, un lavoro da idraulico. Ok, ragazzi, ci vediamo con la prossima parte. Ciao!